Nonno santo cielo, ne abbiamo già parlato. Non puoi andare in giro a dire ai bambini: qui galleggiano tutti. Non lo puoi fare, nonno. È normale che t'abbiano licenziato. Non stare a lamentarti adesso, ok? Oh, porco cane. Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Fallout 76 in compagnia di nonno Telone, che ha perso il posto di lavoro come agente di polizia perché andava a fare gli scherzoni in giro vestito da clown. E adesso ci devi lavorare vestito da clown per punizione. Allora, questa volta siamo nella parte sud della mappa. Avevamo ancora un po' di luoghi da visitarci, come questa cittadina. E volevo anche andare in questa direzione perché ci sono alcune strutture abbastanza bizzarre. Questa mi sa di struttura quasi un pochettino spaziale, e che pian pianino ci riconduce qua dove abbiamo incontrato la bestia tanto tempo fa, che porco cane mi sono caccato sotto. Allora, ho modificato il fucile da caccia, come potete vedere c'è il silenziatore, quindi in teoria adesso se io piglio qualcuno dalla distanza, gli altri non dovrebbero notare. Oh, oh, quello è un putrido di livello 40. Oh, 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 oh. Signore, la vedo buggato male o è il server che lagga tantissimo? No, stia buono. Signore, ma sta bene, io non lo vedo bene sto tizio. Ho capito, acquetti bug, anche in questo caso dire acquetto lag. Ok, buon salve, tanto che lei mi cammina lento lento, io ne approfitto senza un minimo di rispetto. Nonno, ricarica rapido. Signore, ce la fa. Ok, ce la sta facendo un attimino, ce la fa, non ce la fa. Ma cos'è? Ma signore, ma guarda che lei le radiazioni hanno fatto più male del previsto, eh. Mi sono appena cagato in mano, assistente. Le ho chiesto un tè normale, non un tè con un jumpscare. Mi hai fatto in parte di colpo. La deve smettere con sta storia. Sì, il tè lo voglio. Anzi no, adesso torna indietro e me lo rifà senza jumpscare stavolta il tè. Me lo metto... No, Petty, Petty, che la puoi... Faccia, poi... Si sente, è in tempo reale il gioco, Petty. Ma no, davvero, pensavo fosse offline. Allora, siamo nella ridente cittadina di Lewisburg. Il nonno era stato invitato per la fiera, ma dopo lo scherzone l'hanno mandato via tantissimo. Ok, davvero troppo figa st'arma silenziata. Signore, non ha gradito la mia arma silenziata? Porca di quelli per porca, buongiorno. No, è morto dopo. Il signore è morto in ritardo. C'è un pochettino di lag quest'oggi, a quanto pare. Oh, buongiorno. Aspetta un secondo. Aspetta. Ma perché? Perché i signori vengono colpiti dopo? No, ma non, è giusto. Ma perché? Ma, no, ma così già c'ho i problemi di mio. No, si è alzato dopo. Io guardo le cose che avvengono dopo. Signore, ce la fa. Almeno camminano, mi consolo. Ma perché? Ma volevo un episodio... Il signore qua mi ha fatto cagare in mano, si è messo a verbale. Ok, guarda... Beh, cioè, notare che dopo 80 anni dalla fiera è ancora tutto lì buono buono ad attendere. Ah, madonna, tua cugina! No, non mi palpeggi, lei che ha le malattie strane. Perché sono dovuto venire in città pure io? Ok. C'è qualcun altro? No, sembra tranquilla la zona. Sembra tranquilla. È un mortorio praticamente, eh. Luca Cola? Qui vengono burger e cani, direttamente. No. Questo burger abbaiava prima. Ho dato una zuppa di gua. Ma io li ho presi gli oggetti. Ah, grazie. Ma ci rimango male. Ma perché? Quanto si scommette che se vado via il lag sparisce? Ecco, vada via allora, se vado dalla ciolla. Oddio. Porco cane, cosa hai fatto? Niente. Mi sono dovuto già... Ho jumpscherato l'assistente. Ok, mi sono vendicato. Perché di quella porca. Oh, che cocchio, le mi jumpscare mentre devo recare. Mi hai chiesto tu un tè. Io ho chiesto un tè, non un tè col jumpscare. Ui la la, ui la la. Temprato fucile da... Ok. Aspetta che sento rumore. Da dove? Oh oh, e voi dove eravate? Buongiorno. Oh, vedo che c'è meno lag adesso per far fuori. Legge... Sì, ma lei non mi si può abbassare in lag. Signore, cortesemente ritorni quando lagga di meno. Aspetta. Signore, ma sta bene. Io non lo vedo bene sta gente. Io, mamma, io me ne vado da sto posto. Tornando a noi, stavo raccattando munizioni. Oh, vi giuro, ho trovato 70.000 casse di munizioni. Ne avessi trovato uno con dei... Oh, fucile a pompa, croce... Fucile... Basta! Non... Mi fa strano che laghi! Non posso cambiare server perché ho dovuto rientrare 8 volte per avere un server che fosse di giorno, santo cielo. Ce la fanno? Sì, no, questi non laggano più di tanto. Pepepe. Ma sai che laggano? Il proiettile gli è arrivato da... Ma perché? È la città dei ghoul lagganti. C'era la foresta dei pugnali volanti e la città dei ghoul lagganti. No, vi giuro, mi fa stranissimo. Aspetta, 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 in realtà è morto? No, non è morto, ok. Adesso ho dubbio su che se gli ho sparato o meno, onestamente. Aspetta, ma è un ghoul. Non l'avevo visto! Non l'avevo visto! Ma signore, ma non si... Vergogna! Dove è andato? Ma stava dormendo in realtà! Davvero? Ma sì! Ma perché muoiono dopo? Ma questi... Veramente li ha uccisi il lag, non li ha uccisi le radiazioni. Guardalo! Guardalo! Ma mi prendi in giro? Ma... Vabbè, ma è un tizio.
Non ci capisco niente. Sembra che io abbia hackerato il gioco in realtà. Spegnimento server per manutenzione. Ma dai! Cioè adesso che il Delon Gamer deve recare, che sono anche di corsa, spengono i server per la manutenzione adesso. Si sente, vuole il peluche, va bene. Compagno, si chiama compagno pacioccone. No, non compagno. Cos'è? Cos'è stato? Cos'è? Cos'è? Che è stato? Oh, i server stanno crollando male male da ste parti, eh. Oh, mi tengo a debita distanza, non torno mai più qua. Guardate cosa ho trovato. Beh, lo scorso episodio abbiamo trovato il fucile a pallettoni, stavolta abbiamo la pistola. Oh, e mentre gironzolava il Delon Gamer trova un'armatura atomica con una T51. Ma mi prendi in giro. Vabbè, prendi il nucleo intanto. Che è stato? Cosa che mi ha spinto? Cos'è? Cosa? Ma cos'è? No, i grillino! No, i grillino sono bastardissimi. Ma perché? Io gli sparo e lui mi muore dopo. Ma basta questa storia. Carne di grillo, stasera nonno ci facciamo le big mangiate. Non riesco a capire se è bloccato o è il server cosato. Non ci capisco più niente. Non mi stanno neanche riuscendo ad attaccare. Ma ce la fanno. L'intelligenza artificiale che sta avendo grossi problemi. Ok, di solito sono molto più feroci. Ancora 57 secondi di lag, me lo godo fino alla fine sto lag. Salve signor Zelota, le ho portato un omaggio. Vediamo un po' se lo gradisce. Granata? Ah ok, grazie granata. 20 minuti dopo. Oh, fino alla fine mi lagherà sto buio di gioco. Buongiorno. No, c'è anche un banco, posso farmi munizioni. Addio server, disconnesso. Con un braccio ho messo malissimo. Ma porco cane. Buono, sono riuscito a rientrare in un nuovo server col 20% di lag in meno. E ovviamente qualche zelota da far fuori. Oh madonna, la roba, la canna silenziata adesso è una figata assurda. Guardalo, guardalo, furba, che crede di essere più furbo degli altri lui. E invece ci muore malo malo. Devo anche rifornirmi un attimino di proiettili, porco cane. Signore, non mi arrivi da dietro, che c'ho anche il sole in faccia, non si vede niente, porti pazienza. Ho trovato anche un bel po' di armi addosso a quei cavolo di tizi. Ho trovato anche i missili. Oh, ma sti tizi erano stra-equipaggiati. Non male. Un guanto di minatore talpa. Ma sono quelli super seri. Quila, buongiorno, i furbacchioni sono arrivati. Buono. Dai, buono, un secondo. Ok, beh, vedo che adesso almeno non laggate più. Mi consolo, morto anche lei. Perfetto, non riesco a vedere niente. Ma ti pare il caso? Ha fatto fuori il collega che era già morto, ma vabbè. Ma chi è che ha fatto questo effetto di luce? Mi è salita la nebbiolina, non ci vedo niente. Buono, pian pianino mi sto muovendo seguendo le linee della monorotaia, come potete vedere. Ho dovuto abbandonare questa zona perché c'era solamente l'accesso a una miniera. E ci stiamo avvicinando peraltro al sito Charlie. E da qua si possono lanciare le bombe atomiche una volta che avremo i codici. Oh, finalmente la nebbia è sparita. Oh, almeno riesco a vedere dove vado. Era inquietante, vi giuro. Mi sentivo tantissimo a Silent Hill. A qualcuno piace bruciare i bambolotti. Vi rendete conto che ci sono sviluppatori che hanno ideato cose del genere? Questa era un'allegra famigliola che era venuta in vacanza da queste parti. Direi che non è stata veramente una buona idea. Buono, allora, vediamo di proseguire per l'appunto seguendo la linea della monorotaia. E dovremmo arrivare più vicini alle zone che volevo visitare. Mi devo fare tutte strade inesistenti, ma vabbè, non importa. Oh, i signori ghoul, buon salve. Aspetta, nonno più veloce. Nonno più veloce, cortesemente. Che il signore, se no qua ci vuole palpeggiare male. Oi, da dietro, nonno da dietro, nonno da dietro, nonno da dietro. Porca di quella iperporca, nonno veloce a ricaricare. E là, vabbè, tutti adesso. Buoni, gradite una bomba a mano, gradite una bomba a mano. Oh, quanta gente, ok, qualcuno l'abbiamo silurato. Nonno, corri cortesemente. Ok, chiaramente a sta gente non piacciono i clown. Nonno, io te l'ho detto che non era il lavoro più adatto a te. Ok, fatto fuori uno. Oh, quello non riusciremo a farlo fuori, nonno. Colpo alla testa, colpo alla testa. E c'è morto. Ok, chiaramente è scivolato. Da dove arrivi te? Ma cosa, stanno facendo il giro? Sono diventati tattici sta gente. Nonno, veloce. Sì, lo so che dovrei usare il fucile a pompa, ma sto tenendo i colpi per quando visitiamo luoghi più interni. Oh, il signore è volato male di sotto. Io non c'entro niente. Signore, lei è un po' in ritardo però, ok, qualcuno che ha munizioni? No, una ciolla di niente. Quanto pare stavano difendendo la zona. Ora dovremo poter entrare in tutta tranquillità. Sicuramente ci saranno altri. Perché c'è un ghoul ferale a terra? Signore, che sta facendo? Le mani, mi si alza? Le ho rotto le gambe per errore, chiedo scusa. Pongo fine alle sue sofferenze. Era lì tutto poretto. Ma ha fatto venire su i peggio sensi di colpa. Ah, porta dell'ascensore, sito Charlie. L'avevano nascosto in una vecchia fabbrica. Io vado a dare un'occhiata. Ok, non so cosa ci possa essere onesta. Come scanner palmare? Posso entrare? Autorizzazione richiesta. No! Credevo che
ti potesse entrare nonostante tutto, anche se è solo una parte del codice. No, ma che peccato. Poco male, se mai trovassimo tutti i codici miei probabilmente erano scaduti, non faremo altro che teletrasportarci qui e attiveremo una volta tanto le bombe atomiche. Allora, dobbiamo trovare rifugio per la notte, perché comincia a essere tardino. Ci dovrebbe essere una cittadina poco distante da qui, a quanto pare la zona più che altro è difesa da ghoul, e così potremo tranquillamente far riposare il nonno. Se no, no, non ti assume nessuno di sto passo, però, e se continui a sparare a tutti. Pare che abbiamo trovato un bel bed and breakfast. Oh, porco cane, lo vedo da qua. Lo vedo da qua. Il Wendigo. Luminescente livello 42. Cioè, passo io in questo preciso momento. Ci doveva essere il Wendigo. E anche un ghoul ferale cancrenoso malato. Meglio abbondare. Meglio abbondare doppio schifo al prezzo di uno. Oh, me l'ho visto? Io provo ad aggirarli e entrare in casa. In teoria loro non dovrebbero poter entrare. Ho visto altro movimento nella casa. Come non detto, magari il bed and breakfast lo evitiamo. Qualcosa mi ha visto, qualcosa mi ha visto. No, 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 no. Oh, 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 oh. Mi hanno decisamente tanto visto. Ok, come non detto, direi che è meglio levarsi dalla ciolla. Perché queste cose poi devono accadere a me e sempre quando è praticamente notte, che rende il tutto ancora più inquietante. Aspetta un secondo, però in teoria se stavano inseguendo me, non sono più al bed and breakfast. Le big tattiche del The Long Gamer, vediamo un po'. No, dice nascosto, non dice più, attenzione. Ho fregato il gioco, ho fregato il gioco. Oh oh, il Wendigo è ancora qua, non ho fregato il gioco. Salve, no 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 no, non venga qua, non venga qua signore. Ok, loro da qui non possono passare, ma ci stanno provando tantissimo. Io sono circondato completamente. Ma signore, signore, vada via che mi fa beccare. Vada via, porca... Oddio, è morto malissimo, è morto tanto male. Porca di quella porca sono caduto, porca di quella porca sono caduto. Mentre cercavo di capire se dove fossero finiti tutti. No, morici male tu. Ok, tanto non mi dovrebbero sentire, pericolo. Qualcuno ancora sente cose. Ah, devo scassinare sta serratura che peraltro è di livello 2. Ok, c'è un signore proprio lì. Mi sa che signore... Ok, vedevo che non apriva la porta, ho detto magari si è dimenticato. Sai come magari Ghoul c'ha il cervello un po' in pappa. È dietro di me, è dietro di me, è dietro di me, è dietro di me. Aspetta, aspetta, corri qua, corri qua. Oddio, 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 oddio. Ma voi siete scemi nel cervello. Ma voi siete scemi nel cervello. Questi mi stavano ancora cercando. Vai via, muorici. Oh, signor canceroso, buongiorno. Salve, che gentile a passare di qua. Ah, la testa gli è volata di sotto. Yeee, ho levelappato. L'altro tizio è qua sotto. Salve, signore, come va? Tutto bene? Gradisca un paio di fucilate. Ok, ok, ha ragione anche lei. Mi sono avvicinato troppo. Chiedo scusa. No, non entri in casa, non entri in casa, perché sennò è molto più difficile riuscire a pigliarla. No, esca dalla casa. Porco cane, è entrato in casa. Non urli, non urli, che maleducazione. È notte, ci sono i vicini che dormono. Ok, lo stiamo facendo fuori. Oh mio Dio, non ci posso credere. Senti, facciamo una cosa tattica. No, 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 aspetti, aspetti. Ormai c'avevo la bomba, ormai c'avevo la bomba. Ok, ulli. Buon salve. Carne luminescente, oh mio Dio. Torace da perdone, denti di Wendigo, rocchetto e fibra di vetro. Vabbè, c'aveva 8000 cose. Ora mi posso esplorare la casa in tutta tranquillità. No, vabbè, sono stato in quel punto, credo 20 minuti, non voglio scherzare. Ok, e ora possiamo anche palpeggiare i cadaveri di tutti. Signore qua è morto ma tanto male, ma tanto, tanto male. E questo ghoul ferale è ancora vivo. Scusate, è che rimediamo subito. E signore è lì tranquillo. Signore, era 3 ore che sparavamo noi altri. E lui lì tranquillo. Ma santo cielo, chiudiamo anche un po' la porta, va. Chiave del bed and breakfast. Buono, così possiamo aprire tutte le zone normalmente chiuse a chiave. Ullala, un fucile d'assalto. Ho trovato una marea anche di proiettili che ho già raccolto. C'era una roba incredibile qua. Ho anche una pistola. E che... ciao! E la statuetta riparazione anche. Ok, portiamocela via in effetti. Qui qualcuno era patito d'armi. Ma a quanto pare comunque al Wendigo non è sopravvissuto. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro nella zona qua di sotto che era straprotetta. Uila, uila! Serissimo, si erano messi le catene. Ok, e ora possiamo andare avanti e indietro. Buono, ho anche trovato dei banchi da lavoro, munizioni, una mo... Vabbè, scusi un secondo. Quando i bambini vedranno nonno Telone vestito da clown e armato di motosega, scommetto che urleranno di gioia. No, no, non mi pare il caso, ti assumono ancora di meno di sto passo, eh. No, vabbè, ma io questa me la devo portare via, dai. So che userà una marea di carburante. E che peso troppo.
Perché non c'è una mia cassa da queste parti? Buono, allora sono riuscito ad alleggerirmi e sono ripartito perché voglio raggiungere questa destinazione. Ma prima ho notato che da queste parti c'è una stazione dei treni, come avete indicato sul radar. Pertanto se la raggiungo di solito c'è una mia scatola e posso scaricare una parte degli oggetti che trasportiamo. Scusate signori, sto cercando la stazione dei treni da queste parti? Signori, scusi, mi incacchio quando non mi rispondono, porti pazienza. Ok, fatti fuori due. Signore, non mi faccia arrabbiare che il nonno c'ha la motosega, eh. Il nonno c'ha la motosega che non fa una ciolla di danni. La motosega non fa una ciolla di danni. Ok, adesso lo sappiamo, scusi, eh. Porti pazienza che è una giornata difficile per tutti. La motosega che non fa danno mi mancava. Voglio dire, se uno ti aggredisce con una motosega tu dici no, non mi fa niente. Oh, ed eccoci finalmente alla stazione dei treni. Speriamo non ci sia nessuno. No, la zona pare tranquilla una volta tanto. Ok, anche perché ho ancora la pistola del 1007 in inventario. Dov'è il bot? Bot? C'è sempre un bot qua. Dov'è? Signore, lei non... Ah, porco ca... Mi son cagato in mano, porca di quella iperporca del server lag e via dicendo. Oh, per fortuna il sole almeno sta sorgendo di nuovo. E lassù vedo la struttura che volevo raggiungere. Se seguiamo la strada dovremmo poterci arrivare. Non so cosa sia in effetti, ma sapete che ogni volta che troviamo strutture ipertecnologiche ci fanno orchiulo. Ok, a parte quello di solito, magari troveremo qualche arma rara o altro. Ok, ed eccoci arrivati, non era neanche così distante. Questo posto si chiama Spruce Knob e dice che possiamo rivendicare l'officina se facciamo fuori tutti i nemici. Che nemici? Vedo dei super mutanti laggiù. Allora, ci sono due lassù e uno che sta scendendo le scale. Beh, quel signore là dovrei probabilmente anche one-shottarlo. Forse anche quello laggiù. Ok. Aspetta, aspetta che il signore là sospetta cose. Aspetta, aspetta, aspetta. Preso e shottato. E ho trovato anche un giacimento d'oro. No, no, estrai tutto. Che di sicuro l'oro lo utilizziamo in qualche modo. Aspetta che c'è anche un signore lassù. Buon salve, signore, come va? Tutto bene? E anche addio. Ok, perfetto. Erano solo dei super mutanti di livello abbastanza normale. Olì, no, non possiamo rivendicarci l'officina. Anzi, che vuol dire che molto probabilmente dovremo difenderci da ondate di mostri. Aspetta, aspetta che tanto recupero un po' di cose, tanto che ci siamo. Aspetta, possiamo anche entrare di qua. Ah, si apre il coso. Ui la la. Scusate, non fate caso a me, dovrei controllare i biglietti. Aspetta che recupero un po' di oggetti. Direi che da di qua non si passa. Ui la la, un bel fucilozzo da cecchino. Buono, buono, a quanto pare era un veicolo sia per civili che per militari. Tanti fucili da cecchino. Beh, di certo da qua si godevano una bella vista, eh. Non c'è che dire, non c'è che dire. Dobbiamo ancora visitarci, vi ricordate? Quelle strane case laggiù, quindi prima o poi ci torneremo. Allora, qui c'è l'officina da rivendicare, ma prima faccio un salto veloce sopra, perché c'è ancora un tizio e voglio vedere cosa boia c'è lassù. Ok, buon salve signora, lei è svenuto malissimo. Sì, sì, una gigantesca officina in effetti. Va che spettacolo, ci sono tanti banchi da lavoro, computer inutilizzabili, un pochettino di munizioni, buono, buono, non è male, ho razziato anche un pochettino di oggetti, mi aspettavo di trovare un po' di più. Ammetti, i militari però c'erano quei bei fucilozzi da cecchino, aspetta, un bauletto da scassinere. Buono, ho iniziato a rivendicare l'officina, allora, mi sono anche alleggerito, cosa vuoi di più dalla vita? Basterà che mi metto in riparo da qualche parte e in teoria dovremmo essere a posto. Ok, mi ha dato un pochettino di oggetti, tra cui rottami d'oro e il progetto dei tab. Cavoli, metallo! Wow, non aspettavo altro, santo cielo! Ok, fra 30 secondi attaccheranno. Dobbiamo mettere delle difese. Io dovrei avere un pochettino di torrette da qualche parte. Una la possiamo mettere qua sopra il bidone, perfetto. Un'altra... Me la fai mettere in posizioni tattiche? Devo evitare che il nemico... Oi, è sparita una macchina. Dicevo che il nemico possa raggiungerle. Guardala qua sopra, tatticissima. Perfetto. E... Dai, dovrebbero comunque darci manforte in caso di attacco. Dobbiamo sconfiggere ratti radioattivi. Oh no, così arriveranno da qualunque lato. Oddio, sono comunque di livello 16. Aspetta un secondo, questi cosi fanno male. Torrette, torrette, datemi una mano. Dove stanno sparando? Ho sparato alla macchina, non al ratto. Ci sono ratti letteralmente dovunque. Ah mio Dio, guarda che schifo. Muorici male. Guarda, guarda, ma perché i ratti dovrebbero attaccare? Non l'ho capito sta cosa. Oh, almeno danno un bel po' di punti esperienza, mi consolo, vai via, pure i cuccioli mi attaccano. Questo è il karma, nonno, te volevi delle belle topolone e ti hanno dato i topolini. Porca di quella iperporca, c'hanno anche le malattie, nonno, mi raccomando usa le protezioni. Una delle torrette mitragliatrici è rimasta danneggiata, l'altra non riesce a pigliare un obiettivo neanche a pagarlo. Ok, ripara, ripara tutto, perfetto. Ciccia, se mi vuoi difendere non mi incacchio, eh. E quanti sono ancora? Ho anche riparato la torretta che magari ci torna utile della serie Si sa mai.
Ah, oh, io devo difendermi da tre ondate di sti schifi? Ma qua mi faranno fuori tutte le munizioni, ma non si può. Allora, mettiamo un'altra torretta qua su, ok. È che sto finendo il petrolio, che potrebbe essere un big problemone. E un'altra anche qua. Oh, meglio che niente, porco cane. Ok, stanno già sparando effettivamente ai ratti che sono laggiù. Cosa fanno laggiù quei boi di ratti? Ui là, sono di livello maggiore rispetto agli altri. E se le mie torrette li uccidono, mi prendo io l'esperienza, giustamente. Stammi lontano, abominio. Guardale, guardale le mie piccole torrette come stiamo andando da fare. Uoi! Gli è esplosa una macchina in parte. Porca di quella iperporca. No, erano tanti cozzi. Peraltro il ratto ha tentato di salire. Furbacchione. Ok, la torretta non è rimasta neanche troppo danneggiata. 3 ore che giro come un pirla e i ratti erano dall'altra parte della mappa. Ma mi prendi in giro? Ma santo cielo, cosa ci fate di qua che la base è 20 km più in là? Perché sono tutti qua dentro? Cosa sta accadendo? Scusate, godetevi una molotov. Non so cosa stia accadendo onestamente. Alleluia! Perfetto, ho messo anche una torretta così mi dovrebbe dare manforte, che sti cosi mordono anche per bene. Aiuto, aiuto, torretta, torretta veloce, torretta veloce. Ok, veloce, che qua c'erano ancora tantissimi sti buie di topi maledetti. Non ho fatti in vena, ma la seconda ondata l'abbiamo sconfitta. Oh, ero 20 minuti che aspettavo, là sopra non arrivava nessuno. Ah, torrette, state sparando a un'auto. Probabilmente un modello che non gli piace. Oh, sono arrivati i ratti, aiuto, perché non sparino anche a me. Ah, buon salve signori, io sarei qui. Ragazzi, ragazzi, sono qui. Ok, oggi la giornata dei server non buggati di più. E il Delon Gamer ovviamente ne approfitta senza un minimo di rispetto. Perché non attaccano? Ma cos'è oggi? Signore, mi attacchi solo un centimetro da lei. Rincoglioniti tutti oggi, eh. Ciao torretta, perché non spari ai nostri amici ratti laggiù, che devo ancora capire cosa boia stiano facendo. Buon salve signore, fuori uno. Se volessimo far fuori anche l'altro, che mi hanno già passato le peggio malattie sti schifi, potremmo completare finalmente la benedetta quest. Oh, vi giuro, ci ho messo più tempo a completare sta cavolo di missione che tutto l'intero episodio a momenti. Apposta, la zona è mia, gioco, premiami, sono stato un prafo pampino. Ok, come ricompensa, acqua, radaway, steam pack, il cassonetto. Posso craftarmi i cassonetti, yay! Seguite il canale di Delon Gamer, oggi col 20% di raccolta differenziata in più, grazie Fallout! I 40 minuti meglio spesi della mia vita! Oh là, ma sto posto c'aveva anche il laghetto! Oh, e non è l'unica cosa che c'ha! Non è l'unica cosa che c'ha, dannazione! Aspetta, 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 che per fortuna che col silenziatore nessuno sente cose! Uia, no, mi hai sbagliato il colpo! No, mi hai sbagliato il colpo! Aiuto, buon salve, porti pazienza, metta via quel casco dominatore, non faccia follie! Gulf, oh, aspetta, oltre al gulf ferale c'è anche il cane. Cane cattivo, buon salve. E dove c'è un cattivo cane, c'è un cattivo supermutante. Aspetta, secondo, ho più di un cattivo supermutante. Ok, fatto fuori uno, dove signore? Non lo vedo quasi. Ok, lì in mezzo, cosa fa dietro i cespugli? Non si possono fare i bisognini, eh. Pure i supermutanti in campeggio ho incontrato. Solo io ragazzi, solo io. Ma dimmi te, volevo ammirare un attimino il laghetto, santo cielo, che è la distesa d'acqua più grande che ho visto dall'inizio del gioco. Oh, va che bel posticino. Oh, dico io, quello è un Mirelurk. Anche in Mirelurk, ma no, che mi viene fame a quest'ora. Wow, che succede? Che succede? Oh, altri campeggiatori. Ho trovato altri campeggiatori. Scusi, signori, le offro da bere. Stia buono, le offro da bere. Cosa vuole di più dalla vita? Ma che macello! Non vi basta? Ah, beh, vi offro ancora da bere allora. Ragazzi, basta chiedere, eh. Era un'offerta di pace, santo cielo. A quanto pare non ci vuole nessuno a sto boia di campeggio, santo cielo. È che il nonno aveva pure voglia di andare a pesca, ma il nonno con la canna da pesca non è bravo, purtroppo. Con le armi è un pochettino meglio. Nonno, se mi riesci a prendere il signore dalla distanza, magari stasera ci facciamo le big mangiate, perché sennò abbiamo solo il ratto talpa, che non è un grande alimento. Buono, bravo nonno, guardate il nonno quanto è bravo. Sta fuggendo il maledetto. E no, è che nonno ci sta scappando la cena. Nonno, ho ritrovato la cena, eccola qua. Ok, è bella bestiola. Buongiorno, oh, big grigliate, nonno, sei contento? Il nonno è contento, cioè, nonno capisce niente, ma vabbè. Ok, siamo entrati un attimino nel server e qualcuno ha fatto esplodere una bomba atomica. Come potete vedere, guarda che roba! È inquietantissimo! Oh mio Dio! Mamma mia, non siamo mai entrati in una zona del genere. Wow, non so nemmeno io cosa aspettarmi, dannazione. Non so per quanto la zona rimarrà così contaminata. Al White Spring l'hanno fatto esplodere, la zona lì col golf. Wow, cosa? Ratto talpa luminescente bastardo. Porco cane, aspetta. Vai via. Le creature sono tutte mutate per via dell'esplosione atomica, probabilmente.
Ma che macello, fanno anche malissimo. Ah, qua ci muoio. Non ho le droghe, grazie. Guarda che roba! Dobbiamo rifugiarci al White Spring quanto prima. Siamo nel centro dell'esplosione atomica, a quanto pare. Dove sono? Sono morti tutti i robot, ma certo! Di certo il White Spring non me lo ricordavo così. Guarda che posto! No, è assurdo, eh. Credo che abbiano letteralmente ucciso tutti. Babba mia, cioè, la zona, come potete vedere, è completamente invasa dalle radiazioni. Guarda sta gente, tutta di livello alto. Cosa avevano in mente di fare sti folli? Un po' di robot sono morti malo malo durante l'esplosione, ma a quanto pare il gioco li sta anche respawnando. Spero che i player non mi uccidano, onestamente. Madonna, non ho mai visto una roba del genere in vita mia. Bellissimo comunque. Eravamo venuti qua solamente per fare uno screenshot per la copertina e questo è quello che ci siamo ritrovati. Buono dai, nonatelone, possiamo dire che finalmente sei nel luogo adatto in cui usare l'affermazione "qui tutti galleggiano". Prevedo una grande ondata di morti presso questo laghetto. Buono dai, almeno anche oggi ci siamo esplorati una discreta parte della mappa e nel prossimo vedremo dove le avventure di Nonno Telone, o le denunce eventualmente, lo porteranno. Ma per questo episodio allora è tutto, lasciate un bel video nella serie, condividete se vi piace crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!